Ciao amici! A chi non piacerebbe aumentare il potere bruciagrassi del corpo senza fare niente? Ma non dici sempre che è impossibile? Beh, oggi vi svelo un trucchetto. Se siete curiosi, dai, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Le informazioni di questo video sono il risultato di uno studio internazionale sul metabolismo, in particolare sugli orari del giorno in cui il metabolismo è più attivo. Allora c'è davvero il trucco? Certo, concentrare le attività bruciagrassi nel momento in cui il metabolismo è più alto permette di bruciare più grassi con lo stesso sforzo e ottenere risultati più in fretta. Sarà al mattino di sicuro? E invece no. Nello studio i partecipanti sono stati isolati per 3 settimane in ambienti senza finestre e orologi, così non potevano sapere che ore fossero. Avevano solo un timer interno per scandire i momenti del sonno e della veglia. Gli studiosi hanno visto che il metabolismo è più alto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera. Fare training in questi orari funziona meglio e dà più risultati con lo stesso sforzo. Vi ho stupito, vero? Allora, chi non lo ha ancora fatto, metta subito un bel mi piace. Secondo lo studio, questo è il momento migliore per gli allenamenti bruciagrassi. La scelta se digiunare o mangiare prima del training è individuale, ma una cosa è certa, se il training è intenso, meglio mangiare. Per scoprire altri facili consigli bruciagrassi come questi, c'è la mia playlist. Iscrivetevi al canale, è facile, con un click così attivate tutte le notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Vivi sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!